E io? Buonasera, saluti, bentrovati. Buonasera. Corre Turbolo. Buonasera, io sono il signor Torre Turbolo. Sì, prego. Signor Guida, mi dica. Le pedane sulle quali vi dovete muovere questa sera sono tante. Siamo andati da un lato e non vi abbiamo trovato. Adesso vi incalziamo qua. Non ce la facciamo a stare dietro. È una bella serata. Ieri è stato un grande successo. Stasera lo riconfermo ancora, perché ci volevano far lasciare la macchina a 5 km da qui. No, però c'erano le navette. Bastava chiedere, c'era la navetta che vi portava. Infatti abbiamo visto. Così carica di gente che ci vuole 3 ore, ma no. Che mi dici? Niente, è una magnifica serata, la gente si diverte, una bella musica, belli artisti, belle persone, un parterre soprattutto di gente, tanta gente del posto, della cosa che ci interessa di più, tanta gente di passato presso, tanti turisti che ci fanno sempre piacere. Infatti però, abbiamo sentito parlare un po' di inglese, un po' di francese, però quello che è bello è che ci sta la gente di qua. Torre Turbo aveva questa vocazione locale. Diciamo, non abbiamo vocazioni internazionali, abbiamo vocazioni territoriali. Torre Turbolo, i nomi e la selezione e il tempo in cui l'hai concentrata parlano un po', diciamo così, da soli. Ormai è una scia, è un binario. No, che è una bella manifestazione. Mentre invece voglio sapere da te perché devo tornare a vedere un'altra volta la dimora storica di Schiazzata. Le motivazioni per cui chi l'ha vista la deve rivedere. Ma guarda, quella è un'esperienza, perché l'antica dimora di Schiazzano è un popolo che è continuamente mutevole e mutante, dico. Quindi voglio dire, non sono mai gli stessi ogni anno, si trasformano sempre. Abbiamo trovato una magnifica tarantella in piazza che ha coinvolto quella era i ragazzi di Sorrento Furri, che sono molto bravi. Nelle serate di domani e dopodomani chi incontreremo? Sempre gli stessi artisti. Ci stanno delle novità e il motivo per cui vi invitiamo a tornare è semplice: le cose vanno viste, riviste, magari arrivare un po' prima alla luce del tramonto. Sì, perché qui ci abbiamo avuto un ottimo foyer, quindi un bellissimo tramonto. Oggi avevamo due archi stupendi e domani sera abbiamo un bravissimo musicista che ci verrà a fare compagnia. Grazie a Peppe Guida che ogni anno ci regala queste emozioni. Peppe Guida non lo so chi è, io sono Antonio Guida. Antonio Guida. importantissime, perché non siamo costretti ad applaudire degli estranei al contesto venezuelano. Grazie a voi. Signori, buona serata, grazie a voi.